Yo, gente simpatica, uh, siamo tornati su RPG Maker a fare... <ride> Intanto, ciao Fado, salve! Uh, ho aggiornato poco fa, ma adesso purtroppo non ho subito aggiornato. Mi piacerebbe fare un bot che aggiorna automaticamente, ma già quello che ho ora è un bel passo avanti. <ride> Metto il numero lì e fa da solo. Ma volevo più, prima o poi provare a lavorare su un bot che legge quello che accade su Twitch. E non solo la chat, ma anche le ricompense o addirittura le votazioni. Mi piacerebbe provare a fare un gioco un gioco fatto apposta per Twitch Plays, da mettere come eh, pre-streaming, ma ci devo ancora cominciare a pensarci, quindi se accadrà, accadrà tra un bel po' di tempo. Allora, l'altra volta ci siamo lasciati su questa nave che presume avere un minigioco in ballo. Intanto se esco a regolare un minimo qui... Come si, come si metteva qui? Ah, c'è anche quel pezzo sopra. Ok, vagamente una cosa di questo tipo. Ci serve un po' di spazio. Abbastanza spazio in verità. Quindi se posso fare così... Uh, posso fare... Co così è giusto, sì. Devo solo... Ah no, volevo allargare un po'. Ecco, ecco il problema. Allargare giusto un po'. Così possiamo ragionare per bene su come farlo lavorare. Uh, serve anche questo pixel. Ok. Così, così. Eh, regolerò anche a destra. Ok. Per ora funzionerà così. Mi sembra un po' storta, ma è temporaneo, ok? È temporaneo. Idem con la destra. Anche lì è tutto circa pronto. Dovrebbe essere una copia di questo. Dovrei copiare anche quello. Ed è. Uh, più o meno fatto. <ride> ok, uh, non so se ho fatto io questa mappa. Penso di no, ma non ho idea. Vedrò di uh, regolarla pian piano fuori streaming. Dov'è il pezzo di nave? Eccoti qua. Ok, giusto per avere una base su cui lavorare. Perfetto. Questa è la nave dove si dovrebbe consbattere. L'altra volta cosa abbiamo fatto? Abbiamo. Abbiamo rilavorato sulla trama del consbattimento. Dovrei fare la scena del primo consbattimento. Del prima e dopo, ma. Mi piacerebbe passare subito all'azione. Mi lamento con l'OL. Due volte che cerchi di cambiare il team in te e mi caccia. <ride> Strano non è mai successo. Cos'è? È stato un aggiornamento recente per caso? Mmm. Ma solitamente. Mai capito. Due volte di fila sarà magari una condizione particolare. Cosa molto insolita, però. <ride> I giochi di rollo difficilmente hanno bug. Comunque, lo scopo di oggi, come si potrebbe presumere dal titolo, oltre che, che questa nave è piuttosto. Eh, cortina, ecco, dovrei un po' allungarla verso l'alto. Ma oltre a quello, lo scopo di oggi sarebbe. Dico, sarebbe perché devo vedere quanto è fattibile. Fare un minigioco di ritmo. Intanto dove la poppa della nave... Devo, devo chiuderla o non funziona? Mm, uh, uh, ci deve essere un... Dove... Dove c'è quello per la poppa della nave? Uh, sono particolarmente confuso. <ride> Anche qui facciamo qualcosa di temporaneo. Deve esserci, ma va bene. Temporaneamente questo. C'era prima, o sbaglio. Vabbè, oh andrà bene questo. Allora, i giochi di ritmo nelle RPG Maker sono chiaramente spesso una pessima idea. Non per il fatto che. Cioè, anche per il fatto che sono difficili da fare, ma anche per il fatto che le RPG Maker. Lo puoi mettere in pausa, e quindi ti scombina tutto il ritmo. E in particolare non hai un modo ideale per controllare il ritmo. Quindi vedrò di. In, di prendere in modo almeno vago il, le tempistiche in cui siamo. Intanto, ciao Lollo! Ecco, Fado parla di te e arriva Lollo. <ride> Lo sapevo. O oh, era solo un trucco per chiamarlo. Allora, vorrei partire dalle basi. E innanzitutto, uh, tralasciando tutta la meccanica del consbattimento, questo minigioco di ritmo sarà interno al consbattimento. Sarà la schivata. Tu devi schivare il nemico. Col ritmo. Quello che volevo fare in modo più preciso era... Eh, era che c'è una specie di... Possiamo mettere... Ah, non c'è la... Non c'è quello per tirare su l'ancora, la... come si chiama. Quello dove giri attorno con tipo 4 eye per tirarlo su. Volevo mettere una cosa di quel tipo... Dove i eye ci girano attorno. Uh, metterò il pavimento un po' più evidenziato. Ah, non... Aprire il tricolore, ok. I marinai ci girano attorno così. Vediamo se posso mettere esattamente quelli che servono. Ah, eh, non so neanche dove sono i marinai. Uh, Sar su people. Vabbè, RTP poi ovviamente provvisorio. Ci sono i marinai, vero? Oh, questo tipo. So <ride> allora, dovrebbero essere così alternati una casella ognuno. Cosa che non va bene perché le caselle attorno sono dispari. Dovrò quindi... Come faccio a fare caselle pari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, sono 12. Cosa ho messo male qualcosa io? Sì! La risposta è sì. Ok, così. Tutti a distanza di uno. L'uno dall'altro. E quel che fanno è, ogni, ogni battito girano attorno. Vediamo se possiamo anche mostrarlo graficamente. Uh, mi piacerebbe farlo, però, via. Via pavimento. Via tile del pavimento, così. Così, dopo, sono più maleabile. Ma quello che voglio fargli fare è. ogni passo girano. E vediamo se posso farlo graficamente io col personaggio. E così si mantengono sempre a quella distanza. Ogni battito. Qual è la difficoltà? O qual è il minigioco? Tu sei uno. rimpiazzi uno di questi. E quindi devi muoverti con loro. Eh, seguendo dai comandi via audio. O magari anche grafici. Per chi non ha l'audio. Eh, di muoverti assieme a loro. Non devi per forza andare a ritmo. Ma. Devi seguire un po' la musica per sapere a che velocità andare, quando rallentare, quando andare più veloce. E così via. O quando cambiare giro addirittura <ride> è un, un po' un misto con il minigioco di Zelda. Uh, come si chiama? Uh, Zelda e Oracle of Ages. Che c'è quel minigioco che faceva boink, boing, boing plin, Dove vai a destra, destra, uh, tasto in, di interazione. <ride> Solo che qui il ritmo è un po' meno severo. Di base. Ed è diffuso anche... Ho fortemente ispirato un altro minigioco. Uh, che ora ve lo trovo. Ah, non, mi ho, non ho aperto l'altra finestra. Ok, la finestra provviso... Finestra per mostrare sempre cose. Era... Ho dimenticato il nome. Però dovrei averlo già aperto. Da qualche parte. Eccolo qui. Intanto, eh, cosa... Ok, ok. Roba di... De... Cos'è? Fate debugging in chat. <ride> è una specie di minigioco uh, da Item Paradise. Cooperativo, ma è secondario. Volevo solamente rubare i comandi vocali. Che sarebbero... Everybody roll, che è, la... è il segno di partenza. Everybody roll! Che è... Fa Everybody roll e poi si parte. E poi ne ha altri due comandi di girare. C'è il comando. Di girare a sinistra. Ok, right turn! Yeah. Oh, ok, right turn, ho provato a prenderli. Eh, il capitano sarà maschio, man ho già. Eh, me ne sono già occupato con. Eh, Cos'è? Con, eh, con. Con. L'applicazione è. Audacity per cambiare un po' l'intonazione Quindi adesso dirà Everybody roll E sono un po' metallico ma è quello che ho. <ride> Bello ritmo Heaven Lo so io amo il ritmo Quindi devo mettere un gioco No, non volevo mettere per questo il gioco di ritmo nel mio gioco Ma ho pensato che sarebbe una buona aggiunta come minigame Giusto per differenziarlo un po' dagli altri Che può essere anche non di ritmo questo Ma è influenzato abbastanza dal ritmo ecco Valdo campione mondiale. Esageriamo qui. Ma sì, sono un gran fan. Ho platinato tutti i rhythm Paradise su cui ho messo mano. Ovvero tutti tranne quello per Game Boy. Sono giapponese, purtroppo. <ride> ah, quindi, per iniziare, dovremmo fare il meccanismo di questi piatti che si muovono. Quindi, invece di dargli ordini mano per mano, ovvero dire, qui personalizzate, digli sinistra, giù, 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 destra, destra. Non va bene. Perché poi. Devo fare anche il comando che cambia verso. E quindi cosa faccio quando cambia verso? Come so a che punto è rimasto e dove riprendere eh, il movimento? Sarebbe più facile dargli i comandi dall'esatto tile in cui sono. Ovvero, se sono in questi tile vanno dritti. Se sono in questo tile girano a destra. O se sono dell'altro verso girano a sinistra. È così semplice. Yo, ciao anche a te, ma Mister Ritual, ora mi sento. Complimentato Ne vorrei portare in live Ma No In verità Quando esce il prossimo Rhythm Paradise Lo porto in live Ma altri giochi di ritmo Come quello Non ce ne sono molti Che Gli stan Tengono testa Ecco Esce Rhythm Thief 2 Che non esce mai Dannazione Lo giocarei anche Un 30 volte in streaming Ma Non voglio non finirlo Anche se la trama è rimasta a metà Mi manca Rhythm Thief Si nota Ah Quindi ora basta dare un comando uh, per farli muovere in quella direzione. Ma non basta in verità. Perché qua ogni quanto devo dirgli di muoversi. Dovrò quindi fare. Mm, come li faccio però a muovere in seguito a un comando? Far muovere degli eventi, vi raccomando. Beh, chiaramente è un processo parallelo. Devo vedere ora come regolarlo. Beh, intanto faccio una cartella <ride> quindi ah. cartella false <ride> non viene eseguita. Ma c'è io dopo quando eseguire il suo interno. Posso spostare dove voglio. Uh. Un evento comune anche serve buono per farlo muovere in certi modi. Ma dai, facciamo true. È, è una non c'entra niente è per contenere cose. Mm. Devo Anche dargli nome magari. Quindi, marinaio. Oh, sarebbe pirata in verità. Perché ho detto l'altra volta che... Questo minigioco è per... assecondare una... Una... Come si, un capriccio del capitano che vuole fingersi pirata. È una side quest un pochino stupida, ma non così tanto. Quindi, penso possa starci. Quindi, qui devo muovere il pirata ma oh aspetta devo fare una condizione pirata per pirata e è... potrebbe essere quindi un casino perché beh no se è uno fa un passo avanti se è due si gira o a sinistra o a destra e poi fa il passo avanti devo solo mettere la condizione del se è sull'uno sul... o sul 2, e se va in orario o anti orario oltre a quello non penso sia così problematico mi chiedo se c'è un modo per ottimizzare il calcolo devo fare uno per uno Penso che Sarebbe più facile Mettere qui dentro Un evento che Quando attivo uno switch Fa automaticamente Il suo passo Così devo, Non devo fare copia e incolla Su tutto il resto Quindi eh, frequenza Non conta La velocità La, la velocità invece Invece si sì, Conta un po' Velocità normale Quindi posta percorso Questo evento Un passo avanti Ma questo solo Ehm uh, il completamento non attendere, così sei pronto per dopo. Il passo avanti lo fai solo se il, il tile sotto di te è un 1. Come ottengo questo dato? Dovrò tenere le tue coordinate e calcolare il pavimento sotto di te. Spero che. non ho mai provato, ma spero che RPG Maker possa eh, gestire. che 8 eventi calcolano le stesse, le stesse variabili. Però dissi... Non c'è un modo per ottenere il tuo tile id così. Di direttamente. O è troppo facile? Questo evento. Tieni. Eh, sono le coordinate. Mm. Beh, anche con le Anche con le coordinate posso sapere dov'è. Ma è più facile dedurre il suo id. Boh, tanto vai a provare. Useremo x2. E y2. X1 sarà per il giocatore nel... In verità dovrei usare x3, perché volevo mettere anche due persone alla volta là dentro, in quel, in quel casino. Vediamo intanto se posso usare queste due variabili per tutti quanti, o è troppo facile. Quindi mappa y, e poi devo tenere... Oh, Dov'era? Ottenere in fo posizione del... ID pavimento. Dovrebbe essere di regione. Di questo punto. Dal punto in cui c'è il personaggio. Ovvero x, la sua x e la sua y. E dato questo. Questa cosa posso subito dirgli dove muoversi. Ovvero se il tuo eh, I di regione è uguale a 1. Fai un passo avanti. Altrimenti fai un passo. Oh, girati a sinistra o a destra e fai un passo avanti. Quindi il passo avanti lo fa a prescindere, quindi posso dire, dire direttamente che se è su un 2, dovremmo starlo qui di lato forse, se è su un 2 si gira e poi fa il passo avanti a prescindere. Il fatto è che come so da che parte si gira o meno, userò uno switch per sapere se vanno in orario o anti-orario e un altro per sapere se vanno veloce o meno, ma quello servirà dopo, quindi switch Ehm. Uh. Non ricordo quali si usano per il consbattimento, Spero nessuno. Per l'1 dice Orario se on. Anti se off. Dovrebbe star bene. Everybody row. Ok, right. Through. Aspetta. Si dice row? Ho capito. Io pensavo roll era. Oh no. Ciao Zoro, comunque, benvenuto. Sei conto esattamente come funziona questo minigioco nel rom mac del primo Ridom tiff e lo fai tu il 2 il fatto fado c'è una cosa che mi conservo nella cartella da troppo tempo di Ridom tiff e non so se ho il coraggio di mostrare uh, aspetta dai già che ci sono io avrei una copia di Ridom tiff 2 ma è fatta con il rpg maker Uh, diciamo che la salvo per, per quando arriverà il momento, ecco. <ride> ma però, Ridom tiff 2 tecnicamente esiste, <ride> ma non è quello ufficiale. <ride> Io voglio giocarlo in live prima o poi. Aspetto magari il prossimo primo aprile. <ride> Va bene. Ciao, Lolo, ragazzi, di essere passato. A quando capita, come si dice qui? <ride> Che stavo cambiando? Adesso stavo controllando. Oh, questo non serve più quindi. Controllavo se andava in orario o anti-orario. Quindi se lo switch 1 è on va a orario. Se off, va anti-orario. Quindi se è orario deve girarsi a destra quando arriva sull'angolo. Quindi gira a destra. Attendi completamente così non si scombina con dopo. Non dovrebbe. Mentre se non va a orario, è antiorario gira a sinistra vediamo subito ora e questo dovrebbe andare come processo parallelo anche se così non posso fare controllo se va sopra il giocatore ma lo posso combinare anche dopo quindi vediamo subito come mettiamo anche un'attesa magari o potrei mettere sul passo l'attesa non vorrei fare un'attesa Uh, in ogni singola pagina Voglio che qualcosa dia il comando a ogni, ogni marinaio di muoversi Ma per ora mettiamo un'attesa dei 20 frame Mettiamolo per ogni soldato Così abbiamo già una bella Una bella scenetta ecco Se funziona No poi non si sa mai com come potrebbe finire Everybody roll No infatti non funziona Si sono bloccati sulla curva Inoltre vanno troppo veloci. Gira a destra, gira a sinistra. Ah, perché lo switch... Ok, non attivo lo switch. Però sono girati dal lato, dal lato sbagliato, quindi... parte male. In effetti sono tutti girati a sinistra. <ride> Ops. Mm. Dovrei quindi anche orientarli dal verso giusto. Ma quello posso farlo manualmente una volta sola. Facciamoli andare verso destra. Ecco il problema. Ma questo doveva girare, però. Perché non è andato? Dove, dove voleva? Inoltre lui parte sull'angolino. Non vorrei che partisse girandosi. Quindi, partisce girandosi. Giriamolo a destra. Allora. Tu sei girato in basso. Tu sei corretto. Tu a sinistra e tu in alto. Ma credo che dia ancora problemi. Non so perché. Ah, eh? Si, so, si girano due volte, questo si è girato due volte A destra due volte Quindi Dovrei mettere anche la tesa su questo Così non va Non fa cose strane Vediamo No, si gira due volte Fa il, il doppio giro Il maledetto Forse perché le sue coordinate le calcola male? Vediamo se davvero il problema è questo. Quindi, mostriamo la variabile numero 13. Vediamo se mi dice 2 o se non dice 2 è un problema. 2. E allora qual è il problema? Mettiamone una alla volta, ok? Poi li copia e incolliamo. Forse potrebbe essere più pratico. Aspetta, lo switch off quindi andrebbe anti-orario. Si è girato due volte. Non deve girarsi due volte, fa un passo avanti dopo che si gira. A prescindere. Ah. Oh. È un processo parallelo ma. Devo arrivare in fondo per poter combinare altro. Comunque facciamolo partire a sinistra. Che parte antiorario. Era corretto come era prima. Quindi abbiamo... Che va lì. Ma si ferma. Perché si ferma anche se va sul... ID2? Allora, lo switch è spento, dovrebbe girarsi a sinistra, ma a prescindere, non si gira da nessuna parte. Potrei mettere un'attesa qui dentro? No, la, dovrebbe essere istantaneo che si gira. Facciamo così a questo punto, gira a sinistra e passa avanti. Gira a destra, passa avanti. E passa avanti lo fai quando non sei su sulla curva. Così forse gli dà qualche aiutino. Come si messo? Proprio non vuole girarsi. Ok, potrebbe essere colpa del pavimento qui che non ci si può muovere, ma Ancora meglio, non, meglio non puoi muoverti al di fuori di questo, Nan manco farla apposta è quello che dovevo fare, ma non si muove, resta bloccato lì sul muro, perché ha l'ordine di andare avanti ma non può andare avanti e si blocca per sempre. Però facciamo che salta se non può muoversi a questo punto, ma comunque non dovrebbe fare un passo avanti. non dovrebbe Potrei rivedere come li di regione. Magari questa volta usiamo lo script così non interrompe l'esecuzione. mi mostro su schermo la variabile era la 16 13, quasi. La vedo così se qualcosa non va capisco subito. Mi la dice qui 1-1, 2. E col due giri, no? Ah, facciamo una tesa più lunga così magari possiamo capire meglio. Mm, 80 frame. Per vedere come sono allineati i numeri. 1. Ah, gli prende come uno questo, era come due, ma. Non è un problema. Magia destra- sinistra lo fa ruotare. O guardare verso sinistra destra. Lo fa ruotare! Oh, cielo. Hai ragione. Hai ragione. Devo fare il comando gira 90 ⁇ gradi a destra. Oh, dannazione a me. Hai ragione. Grazie mille. <ride> oh, non me ne ero accorto. Che scimpiaggine. Ecco qua. E qui gira a sinistra. Ok. Se in orario gira a destra e altrimenti a sinistra. Grazie mille. Ho risolto. <ride> era così ovvio. Ecco qui sta chiaramente funzionando Qual è il problema davvero Mi piacerebbe anche No ho un calcolo per vedere in che orientazione sono Potrei anche lasciar stare Piuttosto fare un evento comune che Contiene il, il pattern del mh, Personaggio Mi piacerebbe però un posto qui direi dai Quindi seleziona tutto Ehm uh. Posso anche tagliare, sì. Perfetto, che andrà tutto qui. Eh, con sbattimento. Eh, pirata lo metto qui perché così posso chiamarlo su altri pirati. E se devo modificare qualcosa, non modificare uno per uno, ma modificare solo questo qui. Che è più comodo, devo dire. Molto più comodo. Quindi tu chiami solamente. Uh, Dov'è? Eh. Con sbattimento pirata. E ora posso mettere finalmente i tuoi amichetti, qui, 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 qui. qui. L'orientamento devo ancora farlo manualmente. Ma! Uh, dovrei farlo in verità tramite evento. Quando chiamo questa scena, ma per ora va bene così quindi, aspetta, oreante orario, sì. Quindi tu e infine tu. Vediamo ora come sono allineati. In teoria però forse si bugga un po' perché non ho messo un'attesa. Andrà avanti subito. Infatti quelli che fanno la curva ci mettono tipo un frame di più. Ma onestamente... Non si nota... Si nota un po', va bene, ma... Non così tanto. Ecco qui. E ora quindi lo scopo è averne uno in meno. E avere il giocatore in mezzo, magari con un po' d'attesa. Tipo... 15 frame per ora. Con la musica. Vediamo come funziona. Ecco, ok. Eh, devo, magari devo fare i trasparenti. Perché così se va sopra il giocatore... Mh, perché se il giocatore li body blocca restano molto indietro. Mi faccio che sono trasparenti, ma se il giocatore ci va sopra, chiaramente eh, perde vita. Purtroppo non posso fare in modo che il giocatore viene spinto via automaticamente. Devo scriptarlo io. Allora. Parte subito però. Non sono ben sincronizzati, eh. Non vorrei dire <ride> che succede. No, davvero? Che è successo? Perché sono tutti deallineati? Un, due, top. Un, due, pausa. Un, due, pausa. Un, due, pausa. Perché fanno due passi e poi pausa? Oh, eh. Uh. <ride> Perché fanno due passi e poi pausa? Sarà che questi vanno uno sopra l'altro? Allora, la soluzione migliore sarebbe scriptare tutto quanto, ovvero ottenere i dati in maniera autonoma, ma adesso non sbattono più contro il giocatore, infatti si metto qui, si vede comunque che fanno tre passi e poi stop. Un, due, stop. Un, due, stop. Un, due, stop. Quindi fanno un, due passi avanti e uno girato. Tutti, fanno praticamente la pausa solo dopo la curva quindi eppure ho messo che c'è la pausa a prescindere non è che l'evento potrei provare a, a scriptare questa cosa in maniera più accurata può essere che leggono male questa variabile oh, queste variabili vengono sovrascritte uno dall'altro Se il secondo passo finisce su un angolo ne fanno un terzo uh, Ma comunque fanno due passi di fila senza fermarsi E inoltre Se fanno sull'angolo Ma non penso si attivano entrambi le condizioni Ma penso il problema sia che tutti condividono le stesse variabili Quindi la soluzione può essere data dal Usare un po' più di scripting Dovrei avere qualcosa di simile qui Ecco qua eh, però a copiarlo, vediamo poi cos'è <ride> ma sono sicuro che è quello che ci serve allora cosa abbiamo qui uh, ok eh, abbiamo uh, abbiamo un calcolo del proprio evento ok buono che posso riciclare queste cose ovvero la x dell'evento meno un'altra variabile non so cosa sia quello ah ok per calcolare un po' la distanza da un'altra persona ma non ci serve ci interessa ora solo le coordinate quindi la x del del, dell'evento e la y dell'evento sono queste due, le altre non ci servono. Ok, x e y abbiamo ora. Posso fare la condizione con queste e ottenere da queste x e eh, y l'id di regione senza passare per variabili intermedie. Come si fa? eh <ride> E il nostro buon vecchio game interpreter ci copre. Il game interpreter, infatti, eh, traduce tutte le, tutti gli eventi di gioco in script. Quindi possiamo chiaramente vedere. Lo script che chiama il controllo di. Eh, come? lasciamo così. Cerchiamo lo script che controlla che numero è qui. E lo usiamo direttamente, senza usare variabili intermedie. Non so dove trovarlo, però. Dovrebbe essere questo? No. Sono le condizioni controllo qui no sarà verso la fine transfer vehicle location ci siamo quasi è un po più lungo anche perché chiaramente ha più, varie condizioni ecco questo qui location info quindi ora quello che ci serve è il region id quindi basterebbe dire game map region id e le coordinate con questo script ci dà il numero che ci serve Basta dare le coordinate del, dell'evento. E quindi abbiamo già le coordinate date da questa cosa. Quindi basta rimpiazzare. Quindi la x di questo evento E la y di questo evento. Ok. E ora tutta questa roba la buttiamo dentro la condizione. Quindi ora la condizione funziona se, solo se il numero là sotto è uguale a 2. Senza usare variabili intermedie. Ok, lo faccio anche printare dal gioco, così per. Nel caso serva testing. Ma ho i miei dubbi, in verità. No. È corretto. Facciamolo printare nel dubbio. Ma penso funzioni. Anzi, funziona. Ok, vediamo. Di se funziona, non so se risolve il problema. E di se funziona comunque ma eh, Invece è uno spreco di tempo Perché a quanto pare ha lo stes stesso problema Inoltre No forse no perché ora mi dice che c'è qualche zero in mezzo Ah non è che lo zero Gli fa fare una pausa più lunga del previsto Ovvero se metto qui ancora un 60 Faranno tutti i movimenti con una pausa ma ne farà una ancora più lunga Forse Dopo la curva fa una, una pausa più lunga. Dopo la curva fa una, una pausa più lunga. Perché sono sul tile 0, anche se sono chiaramente su un tile. Cosa vorrebbe significare? Vuol dire che non... Ah! Vuol dire che non si trovano su nessuna casella. E quindi non fanno niente. Ma no! È come se questo non venisse eseguito. Perché questo a prescindere ti fa fare un passo avanti. Così o così. Quindi non saprei davvero perché non avviene. Forse è che se il secondo passo finisce in un. Ok, no, ho già detto scusa. È come se dopo la curva fanno un'attesa più lunga. Ma questa viene a prescindere, abbiamo visto. Facciamo così. Uh, no, era giusto uh, Mi sono perso qui Togliamo gli altri marinai Seppure... Ah, no, questo, questo è lo zero Ok, allora non c'è un problema di, di zero Scherzavo Ma comunque lascerei solo un marinaio Per testare per bene Quindi... Qui funziona il movimento, abbiamo visto 2, 1 fa il passo avanti, 1 fa il passo avanti, 2 si gira, ma fa una pausa più lunga dopo il giro. Dopo il 2 fa una pausa più lunga, ma non, non dovrebbe. Poi ricordo ancora il bug del RPG maker che dice giro di 90 gradi a sinistra con 2A. È fantastico. Dovrei... Questo chiaramente viene chiamato più volte, quindi facciamo così. Pausa, dice pausa quando fa la pausa, per vedere se ci sono più pause di fila. Pausa, uno, pausa, uno, pausa, due, pausa. È una pausa, no, non dice più pause, ma è una pausa chiaramente più lunga. Fa una pausa chiaramente più lunga. Ma magari dice, dice pausa prima o dopo? Che fa la pausa aggiuntiva extra? Ok, notare che. Che qui: Quando si muove dice subito pausa, ma quando si muove col 2 appare pausa poco dopo. Quindi la pausa. Ah, ok, ho capito il problema. Il problema è che c'è l'attesa solamente quando si muove in quel modo. L'attesa va anche qui, altrimenti. Ok. Oh, era quel stupido problema di attesa. Quindi ora è risolto. Ne sono praticamente certo. Ma abbiamo un po' scriptato la cosa per ottimizzare, quindi non mi lamento. Ecco qui! Era il mio gioco e... È... Andare. Lui però è un po' più veloce. Ok, ok. Ora il problema sarebbe andare... farlo andare a ritmo. Quindi... Come funziona? Allora, la musica che voglio mettere almeno eh, sarebbe provvisoriamente no, ma in verità mi piace molto. Uh, era avanti truppa. È la musica del minigame di prima qui. Oh, è un po' troppo alta forse. E la musica del minigame di prima è a un... a 120 battiti per minuto, li ho contati personalmente. Quindi vuol dire che che ogni 60 secondi fa 20 battiti, quindi 2 battiti al secondo. Quindi ogni 30 frame dovrebbe fare un passo avanti senza attesa a questo punto. Perché così è tutto sincronizzato. Quindi dovrebbe essere sincronizzato con la musica. No? Ah, era così. Forse un po' più lento ma Generalmente va bene. Poi voglio fargli cambiare tra due passi a secondo a un passo a secondo. Quindi magari partiamo con la bello, modalità più lenta. Poi la musica accelera, ma lì basta modificare un po' il parametro, spero. Do what you want, Cosi, ora Pirate. <ride> anche i pirati vanno oltre le regole della programmazione, purtroppo. Perfetto. Ora, per ora va bene uno solo. Di nuovo mi piacerebbe orientarli nel modo giusto, invece di ogni volta metterli manualmente. Ma per ora va bene così. Anche se devo farlo via evento. Ora devo fare il sweet box. Ovvero, devo calcolare, oltre il eh, Region ID, anche l'Event ID. Eh, è un po' diverso. Devo calcolare il event ID del giocatore. Ovvero se il giocatore sembra essere sopra un altro evento, ovvero un pirata, becca d'anno. E viene spinto da che parte viene spinto il punto? Beh, semplice. Quando viene colpito, viene spinto nella direzione indicata qui sotto come i pirati. Quindi, questo era un processo parallelo e controllo costantemente. Uh, I dati dell'eroe. Tra questi. In... A quanto pare risalta anche uh, l'id regione No, dov'è? L'id evento non so dov Ecco qui ID evento Dovrebbe calcolarlo automaticamente Se non lo fa me ne accorgo subito Aspetta Ottiene l'id evento Perfetto Nella variabile 56 che stiamo già usando Quindi se è diversa da 0 Vuol dire che un pirata mi ha addosso, quindi mi ha colpito. Ora però ci sono due problemi. Oh, ma no, c'è un altro problema. Come capisco se ho colpito quello in avanti o quello dietro di me? Dovrò quindi calcolare la sua direzione, la sua orientazione per capire se gli sono andato davanti o mi ha colpito lui alle spalle. Come fare quindi? Perché c'è anche a considerare che devono fare la curva. Mmm. Ad esempio, facciamo. Qui. Se faccio il passo a sinistra lui è lui girato. Se lui ha lo stesso orientamento, allora gli sono arrivato da dietro. Se invece è al contrario. È abbiamo comunque lo stesso orientamento. Però. Hmm. Sarebbe più facile calcolare se. Se lui guarda me. Nelle, nelle curve non... Non penso sia un problema. Perché il pirata... Fa... Mm, sì, fa i passi sempre dritti davanti a lui. Quindi basta vedere se mi guardo o meno. Nelle curve non... Si ferma un attimo nelle curve però è il problema. Perché se non mi guarda... Uh, vorrei anche orientarlo, ok, nelle curve qui. Perché se gli arrivo da sotto... Uh, non mi guarda, però lo stesso... Eh, il, vado io nel verso opposto, cioè è quello dietro che... Dovrei fare uno schema, forse. No, penso di aver capito. Se i sono dietro il pirata, allora... Allora vuol dire che sono... Sono io troppo veloce. Altrimenti è il pirata che mi colpisce perché sono io troppo lento. Quindi devo calcolare. La casella dietro è pirata. Però aspetta. Quando c'è la collisione vuol dire che ci vado esattamente sopra. Quindi dovrò calcolare anche la casella di provenienza. Mm. Facciamo che il giocatore viene... No, basterebbe dare un... Sapere che evento colpisce. Se colpisce il pirata davanti vuol dire che è il pirata davanti. Se invece è quello dietro, colpisce quello dietro. Eh, dovrebbe essere semplice. Basta dare un... Una, sapere quale evento sia quel, il pirata davanti e quello dietro. Ovvero questo davanti è il 15. Quello dietro sarà il 16. Ad esempio. Proviamo. Basterebbe anche metterne due. Ok, piatto davanti e piatto dietro. Ora, se l'id evento sotto il giocatore non è 0, è il Pilata 15. Potrei anche mettere un commento sopra per, per facilitarmi le cose, ma va bene così. Quindi, se è diverso da 0, è, è 15. Vuol dire che è piatto davanti. Vuol dire che sei troppo veloce. Ti fa male e eh, stai fermo un attimo Quindi è un colpo fisico così veloce E un'attesa di 10 frame Un po' di più forse Mentre se è quello dietro che colpisce il giocatore non lo, fa, non lo fa tendere O magari lo fa tendere un po' di meno Ma prima lo spinge via Lo spinge nella direzione uh, Nella direzione di giro Magari due volte nella direzione di giro così magari è ben riassestato. Quindi devo farlo muovere secondo la stessa regola. Ovvero... Mh, è un po' più complicato perché ora ci sono... Perché devo far girare il giocatore nell'ordine corretto. Quindi potrei mettere numeri, numeri sugli angoli. Ovvero. Angolo 2. Devo fare però pezzo per pezzo dopo. Perché se il giocatore eh, finisce qui, deve spingere indietro di due passi. Quindi va così a L. <coughs> quindi quando va qui, o devo girarlo, o lo faccio muovere. Non so neanche. Ah, devo prendere come punto di riferimento la direzione del marinaio. Perché se è girato verso l'alto, lui non si gira nel verso sbagliato. Quindi ha ragione lui, per forza. Quindi lo devo muovere nella direzione del marinaio. Come so la sua direzione? Hmm. Beh, basta fare un controllo. Quindi blocco condizionale. Ottengo... No, sì, no. Ottengo la direzione tramite la direzione del pirata 15. No, quello dietro, 16. La direzione, ecco qui. E Con questa direzione, in qualche modo la affido al giocatore. Posso sovrascrivere la direzione senza fare calcoli strani? O è fuori dal reame delle possibilità. Rpg Marker eh, Vx uh, Set dire direction via number. Si dice via anche in inglese, vero? No, non questo, direction in modo che non sia una semplice condizione questo non è RPG maker giusto ho scritto mi x danazione uh, non è quello che volevo uh, set direction così forse così ecco questo che è quello che cercavo forse è RPG maker no è giusto perfetto Mm. Ok, quello che voglio fare io, sì. Eccolo qui! Grazie mille. Set direction game variable 5. Comodissimo invece di dire se la variabile 2 gira in basso, se la variabile 8 gira in alto, se la variabile 4 gira a sinistra, se la variabile 6 gira a destra. È eh, scomodo farlo ogni volta. Quindi buono che c'è un modo. Quindi. Set Direction, la variabile 54 E si dovrebbe girare dal punto giusto Viene colpito, viene spinto poi eh, in quella direzione Ma è qui che devo, adesso devo fare i calcoli di movimento Posso anche copiare e incollare Ah, ecco qui Quindi, calcolo, lo giro e poi... Gli faccio fare i passi magari senza. Senza animazione. Quindi devo impostare subito al giocatore che non c'è animazione. La direzione bloccata mi serve in verità per muoverlo bene. Animazione camminata off. E velocità aumentata, come se venisse spinto. E frequenza massima. Poi devo poi res resettare, ovviamente. Facciamola anche qui alla fine. Quindi rimettiamo la animazione camminata, velocità torna normale e la frequenza non penso è importante per il giocatore. Non so neanche se si può modificare la frequenza. Perché se ti hai premuto un tasto vai dritto, non è che c'è una frequenza. Comunque. Dovrebbe essere corretto. Questo evento no, ora muovi il giocatore. Ma funziona allo stesso modo. Ok. Dovevo fare anche un'altra condizione di calcolare il suo. l'id sotto di lui. E devo fare questa cosa due volte. Devo muoverlo di due caselle. Quindi farò un loop di due volte. Meglio il loop perché. Um. Come faccio a fare un loop due volte? Cioè, metto una variabile, ma cercavo modi più pratici. Mm. Un copia e incolla doppio anche. Ecco, pincolo doppio per stavolta Dovrei anche avere di base Il dato del, del pavimento del giocatore Id No, dov'è? Id regione, ecco Quello base è già impostato Se id regione è uguale a 2 Fai quelle cose e Altrimenti fai un passo avanti Finora ha funzionato E lo fai Due volte. Anche se la seconda. Uh, devo ricalcolare. Il, il pavimento su. Devo ricalcolare il punto in cui è. Perché si sarà spostato, giustamente. Ok. Le animazioni magari le facciamo prima. Ok, l'attesa dopo. Vediamo cosa succede. Sperando non ci siano bug. Ma onestamente, la prima volta che testi c'è sempre qualcosa che non va. Sempre. Dove si è mosso? Oh. Ok, no, perché sono uscito io dal loop. Ah, puoi passare oltre, però devo mettere un'attesa più lunga. Non ti ferma, eh? E questo spinge in avanti. Questo è buono, ma solo una volta. Ah, ma nel suo verso. Ma no, qualcosa non va nella spinta. Oh, neanche quello davanti va bene, in verità. Perché dovrebbe stunnarmi. Se è, 15, se è 16 fa questo, ok. Se è 15 invece... C'è la pausa. Forse devo fare... Mm. Perché fare animazione ma non il colpo fisico? Mmm. Forse perché un processo parallelo viene interrotto prima. Ma è sempre una cosa terrificante. Mm. Potrei farlo come evento comune, ma no. Se faccio come inizio automatico, devo mu muovere il giocatore. In altro modo. Ed è forse una complicazione. Senza il forse. Quello Dove facciamo e quello DiET. Ma mi sa che qualcosa non funzionerà. Perché questo testo forse non apparirà per qualche motivo? Ehi, posso muoverlo lo stesso? Ah, ok, ho fatto una scemata. L'attesa di 30 frame è per, è per il processo parallelo, non per il giocatore. Devo fare che è il giocatore ad attendere 30 frame. Ecco l'errore Perfetto per l'altro qualcosa di simile allora la testa di 10 frame avviene dopo Facciamo anche meno in verità perché qui ti rimette in gioco quasi Il secondo non sembra Non sembra spingermi sempre bene ma ogni tanto funziona Può superarlo, però serve un'attesa più lunga, anzi, non più lunga, ma dipende anche dalla velocità. Quindi a questo punto dovrei usare un'altra variabile che è la velocità, var temp eh, la 1 è la velo, velocità, e in come la misura la velocità? Uh, farei tipo non velocità, ma frequenza. Ovvero, di base, la musica è ogni due passi, ogni seconda sono due passi bpm potrei usare in battiti per minuto così poi posso fare altri calcoli nel caso voglio aumentare un po la velocità quindi con 60 battiti per minuto l'attesa dovrebbe essere di dov'è il tempo qui dovrebbe essere di 50 frame 60 frame Quindi voglio, farla, voglio fare una variabile per l'attesa ma uh, Posso farlo anche dopo Facciamo un po' meno 60 andrà bene dai Che poi verrà ridotto man mano che La velocità aumenta O oh, ti stulloca per sempre ecco Perfetto perfetto Non puoi superarlo E quello prima non funziona uh... Allora non servono più questi numeri adesso Zacc! E anche questo Servono però numeri per sapere come... Perché non lo spinge Ah uh, dice che imposta la direzione Vediamo se è veramente così Penso... Non l'ho testato se funziona ma dovrebbe Mi ha girato Quindi sì funziona Fantastico che funziona. Solo che poi. Animazione sul posto. Va bene. Colpo fisico funziona. E qui scombina tutto. Ah, può essere che. No. Non è che dopo che mi muovo l'evento si interrompe. Spero di no. Vediamo. Mm. Uh, testo. Vediamo se appare questa finestra di testo. Oppure no. Perché pare che si interrompa a un certo punto. Mi, a volte mi spinge poi. Quindi il testo avviene sempre. Ma a volte non mi spinge. Mm. Girava. Il fatto è che i passi attendono, attendono per sempre, no? Quindi a volte non parte ne basta. Allora, mi piacerebbe segnare il, il loop, cioè i movimenti. Fa due passi qui, quindi devo segnarmi il primo e il secondo passo. Passo 1. E poi passo 2. Il passo 1 guarda il pavimento. E se 2 controlla la, il senso d'orientamento. Ma dopo che si è girato in base ai pirata. Quindi dovrebbe funzionare. Ah, però che fa il passo avanti a prescindere. È sbagliato. Ah, ecco, questo va qui. Se questo è l'errore, mi stupisco. Ah, il problema forse è che non c'è neanche l'attesa qui. Perché altrimenti quello dopo sovrascrive il movimento preced precedente. Ok. Questo puoi anche non mettere l'attesa. E lo stesso errore di prima è risolto. Vediamo Pare funzioni un po' meglio adesso, eh! Seppur fa un passo solo! Oh, lo puoi sorpassare però! Quindi. Dove togliere l'attesa nell'evento! Mm, a volte lo puoi sorpassare. E non è una cosa che bisognerebbe fare Perché poi mi scombina tutto quanto sicuramente Era qui no? Non dovrei mettere attese interne eh, Uniche dell'evento Ma che le condivida anche col giocatore Magari mettiamo un'attesa anche qui sul giocatore Così proprio forzata a non fare niente Penso non può comunque fare niente non ci sono frame d'attesa in mezzo. Almeno spero di no. Mm. E poi fa un, una spinta solo in avanti. E anche questo è strano. Perché non è più sopra quel personaggio, no? Quindi vediamo davvero se mi dice che hai fatto tutti i passi. Dovrebbe ripristinare un po' la, la velocità però. Quindi mettiamo. Fatto. Come sempre. Perché non capisco ancora perché ne può fare solo uno. Ne ha fatti due ora infatti. Ne ha fatti ancora due. Ne ha fatti due. Perché non ne fa due? Forse... Ho, ah, perché ho corretto quell'altra cosa. Perfetto, perfetto. Ah... Forse la, la mancata attesa del movimento mi scombinava un po' le cose. Quindi è a posto. Come siamo messi? Puoi citare, lo so, eh. Più che citare ti scombini tutto perché. Peggiora solamente le cose se fai di gioco. Vediamo. Puoi. Ma ti softlocki, che è un po' peggio, forse. Perché il gioco vuole che tu vada fuori. Ok. Cioè, spero che volontariamente il giocatore non voglia andare contro il marinaio dietro. ma... Di base se è troppo lento, si scombina ma se per sbaglio confonde le frecce, potrebbe finire col buggarsi. Non così facilmente, forse. Perché... Ah, ecco, a volte succede. Il come succede, però... Penso il problema è che puoi continuare a muoverti anche mentre spinge via. Sì. Oh Oppure se sì, sei sì, così bravo da passargli esattamente oltre. <ride> si può fare, non ci credo. <ride> oh, cioè, lo si può fare anche quello. Dovrò mettere... Che dovrò mettere? Dovrò mettere che lui è la collisione. Ma no, perché dopo il giocatore gli passa sopra. Dovrò mettere una collisione... Mmm. So... Una collisione dove va il marinaio, un istante dopo, magari. Sì, dopo, magari posso fare che dove va il marinaio ci va anche un altro evento che ha collisione. Vero cioè, con il ritmo i passaggi sempre oltre. È vero, con il ritmo diventerebbe ancora più facile passaggi oltre. E non sembra neanche così difficile, perché l'ho fatto un tre volte, quattro. Quindi penso di risolvere mettendo un hitbox sopra quel marinaio ogni volta che si muove. Seppur può po po essere strano. Così non gli passi oltre. Mm. Dovrei mettere nella sua vecchia... Dove lasciarlo nella sua vecchia casella prima che si muova. Va bene. Quindi marinaio, come, si, come numero A, 16, fa qualcosa in più. Ogni volta che si muove... Va bene, diamo anche il nome dietro. Ogni volta che, che si muove, gli mette dietro un evento. Ah, Non so quale mettere però. Facciamo questo. Ok, questo è un body block. Diamogli una grafica così temporaneamente sappiamo cosa combina. Eh, body block. E questo andrà sopra questo. Eh, prima che si muove. Quindi penso dovrò farlo prima. Imposta luogo evento. Uh, body block, esattamente dove lui. Uh, come lo faccio? Userò le solite x3y3. Che dovrò però ricalcolare. Non c'è altro modo? Pare di no, va bene. Quindi, com'era variabile x3, sono le sue coordinate x di questo evento, sì. E y3, è qualcosa di simile. Con la y, come dice il nome, come si può intuire. Ok, vediamo adesso graficamente come appare. Cioè, graficamente, lo voglio togliere dopo, ma per capire adesso graficamente cosa combina questo affare. Ok, buono, fate body block dietro, quindi non puoi passare in teoria. Forse puoi ancora? Mi ha body bloccato, mi sono bloccato qui. Ah <ride> uh... C'è ancora una questione che va risolta però. Forse puoi ancora. Forse puoi ancora ma. Sì puoi ancora. Devo farla allora prima che Ho già fatto prima che si muova però. Anche se questa volta mi ha bloccato. Quindi. È possibile ma... È ancora più difficile pare. Hmm. Dovrò fare invece dopo che si muove. È già molto più difficile, però. Anzi, sembra quasi impossibile. Eh, infatti, riesco comunque a muovermi. Quindi, non mi sento che mi blocchi. Eh, che infatti si può fare. Devo mettere allora sulla sua casella quando si muove. Quindi devo farlo invece. Qui. Dopo. Penso sia meglio. Vediamo. È ancora peggio. O forse no. Forse no. Certo, devo ancora provare a passargli oltre, ma. No mi ha bodybloccato stavolta. Infatti non riesco. Mi ha bodybloccato di nuovo. Direi che è, è corretto stavolta. Sì, mi bodyblocca per bene stavolta. Nel frame esatto in cui puoi passare di oltre. Quindi direi che è fissato Ora basta renderlo invisibile. Perfetto. Ora il soft lock. Non penso possa funzionare, ma vediamo cosa succede. Ok, fun funziona, ma il problema qui in verità è che puoi muoverti mentre fai due passi. Devo fare che fai muovere il giocatore e poi lo metti in loop infinito finché non torna a muoversi. Quindi, uh, la cosa più semplice sarebbe... Intanto attesa 60 frame. Attendi il completamento. Mm, dovrei mettere qui... Si deve, dovrei mettere proprio qui. Un imposta percorso che il giocatore va in loop all'infinito. Ogni volta che lo faccio muovere. È una soluzione un po' brusca, ma dovrebbe funzionare. Ok. Vediamo un po'. Adesso che lo metti in, lo metti in pausa ogni volta che, che dovrebbe. Potrebbe muoversi, non si muove. Non posso più. Fare. Perfetto. Uh, come l'ho detto. Gli sono passato oltre una volta. Ma non è così. Devi proprio voler, volerci passare oltre. Devi proprio volerci passare oltre se proprio vuoi buggarti. Però ora mi spinge a volte di una casella sola. Oh, ecco qui. Forse allora forse è il bug del tempismo. Infatti posso ancora. <ride> Ma non c'è più il body block Il body block è sparito allora. Forse perché è invisibile Ah Ok l'ho fatto sparire Automaticamente me lo cambia Ah se cambio grafica mi cambia la priorità Me l'ha scombinato Ok ok ora è come prima E non dovrebbe avere problemi ora Sì infatti no Posso passarci un po' oltre, ma davvero, è A postissimo. Non ci credo, funziona! Non ci credo! Sono andato troppo veloce, però non c'è l'animazione, ma. Va bene. Ok, ora. Abbiamo fatto le basi. Mettiamo il resto. Ad esempio... La musica intanto? Allora, la musica che voglio... Mettiamola via... via... via processo parallelo. Oh... Processo parallelo? Come dovrei fare un... Processo parallelo, sì. Che... Mmm. No, un evento comune, inizio, no, inizio automatico che parte e poi fa fare tutto il resto agli ai processi paralleli. Quindi, fa partire la musica, che è appunto scena uh, avanti truppa. Piii. Va bene. Uh, spero non mi blocchino per copyright, cosa in verità che potrebbe accadere. E, dopo, e questi partono dopo il comando audio, che dovrebbe essere quello di prima. Dov'è? Ehm. Uh, noi don't tif, non i modelli che non c'entrano ancora. Uh, non l'ho più salvata. Ah, ho chiuso la cartella. Vabbè, in download. dov'è? Eh, dov'è? Come si chiamava? Ho perso la cartella. Uh, è qui tra queste, però. But dovrebbe No, è sparita. <ride> Ah, ecco qui, Parite Crew, ok, eccolo qui. Possiamo anche metterli brutalmente nella cartella di gioco. Audio, ah, sound effects. Quindi mettiamo l'Everybody Roll, Left turn, right turn. E anche uno Ye! Yeah. Ok. Un po' scombinati, anzi Annullo tutto. Annulla copia. Dovrei mettergli un altro nome ovvero game left turn, così magari sono ben raggruppati. Game right turn. Game come minigame. game, game sinergia per dettare un po' il ritmo e lo ye. Yeah. Game ye. Yeah. E game everybody roll. Perfetto. Ora possiamo metterli nel gioco. E tutti allineati, che belli, sentiamoli. Ah, uh, era qui roll. un po' metallizzata, ma va bene di nuovo. Turn. Okay, right turn. Forse devo trovare un altro suono. Penso ci siano due suoni per questo. E yeah. lo yeh, per dettare quando parte tutto quanto. Quindi. Tanto devo usare un calcolo audio. Perché questo può far andare anche velocità, di, velocità più. veloci. Ma cambia in tonalità. Io vorrei più velocità, in verità. No, no, vorrei velocità, non tonalità. Che dopo. Dovrei prepararla in anticipo. Forse. Va bene. Avrò altre velocità. Che detterò più avanti. Quindi con musiche diverse. Intonazione qui. In verità potrei usare, avere musiche con intonazione diversa, così riciclo la stessa musica Ma l'audio lo devo fare con più velocità, perché altrimenti mi viene una cosa di questo tipo um. Dov'è? Che sarebbe la voce originale, ma... <ride> okay, right È letteralmente la voce originale okay, right Quasi Okay, right turn. Everybody roll. È un po' modificata, metallizzata, ma è così che accade cambiando un po' tonalità. Ok, parte la musica con tonalità base per ora. E devo definire anche i beats per minute, che sarebbero 120. Poi non so come fare i calcoli. Ma. Ma parte con. Parte. T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 All'ottavo partono Quindi ottavo battito sarebbero uh, ottavo battito sarebbero 4 secondi Ovvero uh, 4 secondi, 6, 12, 18, 20, 240 frame Vediamo se è corretto con il testo qui Per testare Ovviamente, il testo cosa fai? Testi Eh Non posso muovermi perché c'è l'evento Ok, il testo sembra andare a ritmo, almeno quello Anche se non c'è la testo Vabbè, è modo di dire, ok Metto qua a sinistra Ok, questo è corretto Quindi solo qui cominciano a muoversi Quindi devo fare degli switch qui Che solo quando sono attivi vanno avanti Altrimenti non fanno niente del tipo così. No, dovrebbe essere il contrario. La precedenza è qui a destra, quindi mettiamo qui lo switch 2 quando cominciano a muoversi, altrimenti stanno fermi. Idem con questo. Fermo lì, ok. E switch 2 ti muovi. Me lo segno magari 2. Pirati si muovono. Ok. Quindi attiva lo switch 2 solo allora. E Vediamo se ha circa un buon tempismo. E che la musica potrebbe partire con qualche... un po' di silenzio, no? Quanto è di silenzio? Oh, boh, un decimo di secondo. Spero non scombini niente. Altrimenti potrei usare altre tattiche. Perfetto! Wow, è ben sincronizzato! Solo che non posso muovermi. Perché il processo parallelo si ripete da capo e. Mi blocca comunque il movimento. Quindi devo interromperlo, quindi, quando, appena attivo lo switch 2 facciamo che. No, ma non è più attivo. Ok, E vediamo di nuovo. Vabbè, penso che è tutto a posto. Oh, il gioco di ritmo sta avendo senso nell'OPC Maker finalmente! Manca solo il comando. Che sarebbe Everybody Roll. Che è dopo un certo battito. Come sarebbe? 1, 2, 3. Oh, ho contato male. 1, 2, 3, 4. Al 4 incomincia a dire everybody roll. Ok, quindi a metà. Quindi 120 per 2 facciamo. Aspetta 4 secondi, e poi altri 4. Ma in mezzo parte a dire quella frase. Dov'era everybody roll? E lo yeh viene detto un pochino dopo. Everybody roll. Yeh! Quindi un battito prima eh, deve cominciare. everybody roll yeah quindi ho uh, un tre battiti dopo che comincia a dire quindi sarebbero 90 frame quindi facciamo ancora qui splittiamo i 120 in 90 e 30 e qui in mezzo dice lo yeah perché boh <ride> ci sta bene ok è più alto magari perché è importante serve anche la parte grafica ma per ora proverò così, lo IE forse troppo in anticipo. Questi non tendono subito, no? Partono subito a muoversi. Quindi, mmm. 120 e fr 20 frame splittiamo invece. Vediamo. Qui è troppo in ritardo, che succede? Andava bene 90 e 30 per forza. Non penso di provare con i 5 in mezzo, con i numeri in mezzo. generalmente va bene su ora abbiamo i comandi quindi manca tutto il resto del... manca il cambiare verso abbiamo il comando del uh... okay, right De giro a sinistra a destra parte antiorario se poi mi piacerebbe che partisse orario ma è facile cambiarlo parte antiorario e poi lo facciamo girare a gira destra dopo tot frame quindi ci serve un contatore qui Che comincia a contare quando comincia la partita Questo deve essere un po' randomizzato In base a quello che accade Ma viene randomizzato in base a certi frame Ad esempio Devo andare a, a forse di 30 frame alla volta O 60 alla volta Facciamo dopo 240 frame che sarebbero 4 secondi Dall'ordine per Girare a destra, orario però i pirati devono girarsi di 180 gradi quando capita. Ma ah, va bene. Quindi. Dopo 4 secondi dice uh, gira a destra. Okay, right turn. Quella voce ancora metallica ma ok va bene. Ok right turn. To... Quanto era da aspettare? 100 secondi. Ok right turn. To... Yeah. T... Perché il minigioco ha la, ha la stessa attesa. Quindi anche qui sono 120 frame. O meglio 90 più 30 perché ce l'ho yé in mezzo. Lo yé deve starci. <ride> yeah. E qui attiva lo switch per fargli andare al contrario. Lo switch 1. Ma contemporaneamente, o poco prima, magari dovrebbe a farli girare così. Non si combinano un po' da soli. Oh. c'è un problema che se li giro esattamente quando sono sulla curva cosa che capita sicuramente uh, loro contano il, comunque il movimento di girarsi e fare un passo avanti quindi potrei fare la condizione che se sono sulla curva non si girano completamente ma solamente uh, una, da un certo lato ma suona complicato così altrimenti posso fare che si girano prima di arrivare no devono girarsi prima di no. dopo essere arrivati all'angolo altrimenti mi scombina un'altra cosa mm. In verità, non cambia così tanto, ma. Potrei provare a cambiare direttamente i pirati. Quando vado all'angolo. Eh, questo è prima che si muovono, non dopo. Mm. Potrei fare una modifica lì, ma tanto vale farla qui. Ovvero: che ogni pirata avrà l'ordine di girarsi. Quindi dovrò attivare uno switch, presumo. Ma penso non sia così male. Uh, così ogni pirata si muove a suo modo e avrà la condizione sua. Invece di fare mille condizioni da dentro. Ho semplicemente attivato due switch dove uno uh, vuol dire che va in orario e l'altro vuol dire che devono un po' regolarsi da soli. Ovvero col, se lo switch 3 è attivo vuol dire che pirati si regolano. No però devo... Si regolano da soli. Oh meglio prossimo passo. I pirati si girano. Così Dall'ordine si girano e il battito dopo riprendono a camminare. Quindi, come dovrebbe essere? Mm. Torniamo qui. L'altro cosa faceva? sì, aveva il body block. Oh no, oh no. Quando cambiano verso, quello davanti e quello dietro si scambiano di posto. Dovrò quindi farli scambiare di posto anche qui, nel codice. Solo che la loro posizione. Uh, no, basta scambiare di posto mantenendo la direzione. Aspetta, fatemi fare una prova. Non c'è il comando scambia eventi, ma. Direzione mantieni cosa vorrebbe dire? Ah, che mantengono la loro direzione. Non quella dell'altro. Quindi quando c'è lo scambio si scambiano tra di loro. Dovrò farlo fare però direttamente qui. Quindi l'uno era il cambio verso, il 3 devono un po' regolarsi perché bevono troppo questi pilati. E soprattutto devono scambiarsi di posto. Imposta logico evento: Pirata, scambiati col pirata dietro. Perché non c'è la funzione? Metti al posto di quell'altro evento. E poi devo scambiargli anche la direzione. Mm. Scambiargli la direzione non penso sia così complicato. Spero. Uh, come facevo col giocatore? Era gameplayer.set direction. Beh, posso fare la stessa cosa con gli eventi, vero? Uh, vediamo se trovo direction. E questo. Oh. Ah, sono le note. Ah, comunque. Posso tenere così facilmente a direzione Ovvero punto direction eh, È semplice Mi sono anche detto Game eh, Ok, lo, st lo stesso codice che mi serve Cosa ho incollato o cosa ho copiato? Niente hmm. Ma si sì, ce l'abbiamo Abbiamo già il codice da qualche parte Ah avevo copiato questo quindi devo tenere la direzione e impostarla in qualche modo. Set direction penso funzioni comunque. Quindi gameupevents.set direction. Abbiamo l'evento 15 e l'evento 16. Dovrò però memorizzare la direzione di un altro. Quindi non posso... Beh, basta salvare la variabile, credo. Allora, qui c'è lo scambio. Quindi scambio di posta e poi imposta. Ah, prendiamo il pilota 15. Prendiamo la sua direction. O oh, meglio, set direction. E poi come si faceva? Apri le parentesi, vero? Apri le parentesi e dici la variabile. Oppure non la variabile, ma il valore. Quindi posso prendere valore della direzione del pirata 16 16. direction ma per fare il contrario devo salvarmi la direzione del, del pirata 15 quindi facciamo uh, temp uguale che numero tem variabile temporanea la direzione del pirata 15 Boh 15. ce ne sono due ma al numero 15 quindi non posso farci niente ok mentre il pirata 15 avrà l'altra direzione Uguale a tempo. Ok. Vediamo come funziona. Magari rendiamo questa visibile per. per capire meglio che si sono scambiati. No, è più facile. Di cambiamo grafica. Questa è quella dietro. È una cameriera, ok? Ma per farlo funzionare ancora un po'. Togliamo un attimo il fatto che si girano. Vediamo intanto come funziona. Intanto li vediamo scambiare di posto. Ok, non ha più la stessa grafica. <ride> Scherzavo. Lo sentiamo la musica. Come cambia il ritmo. Oh, il ritmo, come cambia. Non c'è. Non c'è più il... Co non ho messo il comando vocale, vero? No, l'ho messo. Ah, questo non parte da solo. Dannazione. Mm. Cambio grafica anche dell'altra parte. Intanto sono tutte temporanee. Dopo 4 secondi dovrebbe avere l'altra grafica. L'altra, siamo tornati. Grazie Fado che uh, a quanto pare non fa più suoni OBS quando live muore. <ride> sono tornato, uh, grazie mille. <ride> Però ho visto poco fa dovremmo esserci. Uh, mi si è un in bloccato il giocatore dopo che si sono scambiati con successo di posto. Devo capire il perché. Che qui è un processo parallelo, quindi il giocatore non dovrebbe. Ah, ok, no, il problema è perché scambiandosi di posto ora Sono dove non dovrebbero essere. Devono girare anche dal verso opposto per non buggare niente. Quindi ora facciamo davvero che. Si sono girati 180 gradi. O nel modo adeguato, ecco. Quindi. Tanto magari. Togliamo questa attesa di 30 30 frame. Perché questi 30 frames è con. No, non per forza. La te... Vabbè, le attese qui sono temporanee, i 30 frames dovrebbero essere un movimento. Ma questo. Yeah, per. No, in, in teoria. Cosa ti faceva fermare il tasto? Il comando 2, vero? Allora, come funziona il ritmo? Eh, eh Ora, gira a destra, yeah Yeah Ok, è contro tempo rispetto al tempo normale Quindi dovrei muoverli, dovrei girarli Intanto proviamo a girarli mentre dicono yeah Quindi attesa ai 30 frame va comunque dopo E ora provo a girarli così, ecco eh, Vedrò poi come regolarlo per bene Un mm, posta percorso: i piatti si girano di 180 gradi, Seppur non è chiaramente la soluzione giusta, perché quello sull'angolino la vede male. Ma intanto vediamo: oh. Girerei entrambi, però. un oh. attimo, che non ho aggiornato io la live, così mi vedo anch'io e mi accorgo così è stata ancora, spero. Allora, riproviamo. C'è anche il cheat per accelerare ma Non accedere la musica quindi mi scombina tutto Allora sentiamo Ok, un po' scombinati perché chiaramente Girare di 180 gradi Non funziona così tanto bene ma Sembrava a posto Magari potrei fare un'attesa minore Perché purtroppo non posso neanche Speed upare senza scombinare la musica Vuoi vedere se il ritmo è giusto almeno. Ah, hanno perso il tempo, però. Ci dovrebbe muovere contro tempo, vero? Adesso eh, sono scominato un po' il movimento, credo. Sentiamo. Ah, no, si muovono col tempo. Ok, e io in verità, volevo che si muovessero contro tempo. Basterebbe fare una tesa iniziale di 30 frame aggiuntivi. Quindi era qui 60 frame, ok Quindi anche il comando dopo Sarà però scombinato rispetto al tempo Ma mi sembrava già scombinato di sé Quindi forse non è così male, vediamo Ok perfetto, è come lo volevo Sentiamo ora il comando Vabbè, ora vanno dove vogliono, va bene. Ciao, ci vediamo. Addio, marinai. Alla prossima. No, sono tornato indietro. Uh, non vi volevo qui. <ride> Cosa sta succedendo lì? No, no, chiaramente non quello che volevo. Mm. Intanto girei dal verso corretto. Poi qui quando si girano, penso che devo mettere. Un'attesa di 60 frame pure qui Perché appunto sì. Eh, devo mettere numeri. Però mm. quei 90 lì. Ah, non capisco. Dovrebbe essere un multiplo di 60. Non di, nuova... non di 30. Forse era giusto 30. Oh, dovrò vedere poi magari fuori streaming i tempismi corretti. Comunque, la rotazione qui è un po' da rivedere. Mm. ad esempio piacerebbe intanto un comando poi per aumentare la velocità ma quello potrò metterlo anche la prossima volta quando siamo di live non 4 minuti come dice OBS un'ora e mezza, cavolo vorrei comunque fare la più breve RPG Maker quindi vedo di mettere le feature che mi servono intanto il girarli vorrei fare il giro a ogni singolo pirata perché altrimenti devo fare qui manualmente e penso sia scomodo Quindi si sì, faremo manualmente Gli darò un comando E dovranno fare due movimenti Veloci Ma basta Mettere manualmente La tesi di 30 frame Penso Vediamo Quindi Ora Non calcolare più quello Prima Prima di calcolare ancora Se Devono fare il movimento Per regolarsi Quindi se È off Fai quello Altrimenti Fai quello per regolarsi. Eh. Si regolano con il cambio giro. Ok. E quindi qui, se sono sulla casella 1, si girano di 180 easy. Se invece sono sulla casella 2. Pure. Ma eh, in verità possono girarsi sempre di 180, no? Aspetta, no? Sì, no, no, per forza no. Ma come? Mm. No, sempre sì. Un'occhiata. Um, se il giocatore. No, se questa sinistra così, sì. Possono girarsi di 180 ogni volta, sì. Non vedo il problema in verità. Si scambiano di posto e poi si girano di 180. si, si sono riprese le, le direzioni, vero? Le direzioni se le sono copiate, spero. Sentiamo. Uh, io sto qui a guardare, divertitevi voi. Ok, si sono copiate le direzioni, ma poi non si muovono più perché non ho finito il codice. Le direzioni si sono copiate. E potevano anche girarsi di 180 gradi. È semplice. Imposta percorso questo evento 180 gradi. Non attendere il completamento. Attendi 30 frame e poi spegni questo switch switch. Uh, switch. Ah! Non lo deve spegnere però il personaggio. Lo spegne questo qui. Quindi devo fare l'attesa di 30 frame dopo. Aspetta, che switch devo spegnere il, il 2, sì. Il 3. Il 3, sì. Era il codice sbagliato! Beh, penso lo può spegnere qualsiasi pirata su. Non dovrebbe scombinare niente. Spero. E dovrebbero riprendersi come sempre. Ora Speed Up. La musica sarà un po' fuori sincro, ma davvero. Va benissimo. Ok, ok, no, ho ricordo il problema qual era. Quando ti giri di 180 si sei della, della direzione giusta. Ma. Fai il passo nella direzione sbagliata. Perché ti dice di girarti a destra. Quindi devo, fargli, devo forzargli un passo in avanti. Prima di continuare a riprendere il pattern. Perché ovunque sia, penso che sia apposta il passo avanti. No, nell'angolino. No, ma devi comunque tornare indietro. Perfetto. Quindi forziamo il passo avanti. Quindi si girano. E poi nella seconda. Mm. Nel secondo avvenimento forse il passo avanti. Dovrò quindi usare un altro switch o semplicemente. C Ho anche gli switch locali volendo. Posso fare. Mm. No, no. Farò quindi il, gi il giro automatico al di fuori. E facciamo Il movimento standard a prescindere quando hanno fatto il giro. Dovrebbe funzionare uh, Nel caso mettiamo lo spegnimento dello switch Dopo i 60 frame Così non mi scombina nient'altro Ok per me funziona ora Un attimo che okay. ok Speed up ancora musica poco fuori sincro Ma davvero non importa No 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 E no Per niente eh, vorrei proprio rivedere con slow motion magari Aspetta, un po', non hanno fatto il passo avanti. Si sono scambiati di posto. Dovrebbe fare, ah, perché. Oh, colpa mia. Non ho forzato ora il giro. Ho rimasto il giro, devo farlo fare qui. Quindi, imposta percorso di ogni pirata. Questo lo potrei fare manualmente, visto che parlo uno per uno, boh, devo programmare qualcos'altro volendo. Quindi andrà bene così. E che abbiamo qui? Everybody non ho sfida yeah. fatto, ok. okay right yeah. Ma ancora! Non fa il passo avanti! Perché non fa il passo avanti? Ti attivo switch 3. E poi quando ti muovi. Ti fa il passo avanti. Ah, lo switch 3 devo toglierlo dopo forse. A prescindere quando fa allo switch 3, deve fare il passo avanti. Forse uno lo cancella per l'altro. Mm, potrei cancellarlo manualmente anche questo dopo un passo. Questo quando finisce. Um, intanto lo metterei 30 frame d'attesa qui. I soliti. Poi fanno il passo. Quindi aspettiamo altri 30 frame, bastano. E poi spegniamo tutto Questi 30 frame d'attesa cosa servono adesso? Uh... A ah, niente <ride> Vediamo Dovrei segnarmi, scriptarmi a sinistra che dice eh, Faccio il pazzo, passo forzato Permesso okay, right Funziona? Funziona? Ah va. Ok. Eh, Comincia l'empatia di nuovo. Beh, circa ci sono ripresi. No. Ok. È divertente però andare lì a far andare il giro così. eh oh. Il problema qual è? Penso il fatto che si ripete questo. Beh, intanto che attivo se... Ah, perché io giro di 180 gradi nonostante non cambio il verso. Quindi magari, oh, intanto possiamo fare che se lo switch del verso è già on, posso, posso farglielo invertire. Ovvero, quando è spento l'attiva e quando attiva è spento. Così si girano avanti all'infinito. Penso basti questo. Vediamo adesso come va il minigame. Dovrebbe essere corretto adesso. No, dove va quella? Non fa il passo forzato. Dove? Se n'è andata. Se n'è andata. Non fa il passo forzato? Facciamo qui. Mi hai forzato la mano. Ok. Non so perché mi è venuta in mente que, quest, questa, questa frase. O questa citazione in verità. Era. Già. In. Uh, in Knot? Jaina che... che lo dice quando combatto un nemico. Vabbè. Non importa. Vediamo intanto come va. Non ho forzato la mano qui. Perché? Devo mettere una tesa più lunga qui. Mettiamo. Più di 60 frame. 90. Forse non, non, non do il tempo di fare un altro passo. Speed up e giratemi. Non, non gli forza ancora la mano. Ma perché? Quando il switch 3 è off, accade questo. Quando invece non è off, fa l'altro. Non, non è off, vero? Lo spengo dopo, ma si muovono comunque prima. Di nuovo, di nuovo, non vorrei farglielo spegnere a loro perché sento che accadrebbero cose brutte. Con gli E si girano. E il passo dopo facciamo un'attesa ancora più lunga e vediamo cosa succede, ok? Andranno tutti, tutti dritti, ma mi pare strano che alcune cose prima sono avvenute in un certo modo. Allora, giro da sinistra. Ecco, la signora si è girata, ma. Lo switch 3 è attivo o no? Aspetta, è spento. Vabbè, che io l'ho atteso un po'. Mm, se non lo spengo mai, ah, no, ho fatto l'errore er io. Questa qui. Ho usato lo switch 3 invece dello switch 1. Whoops. Lo switch 3 va acceso qui a prescindere, mentre qui va spento lo switch 1. A prescindere Ok Piccolo errore di valutazione ma Ora dovrebbe essere tutto corretto Assolutamente E si gioca a ritmo uh. Se non ci sono nuovi giochi di ritmo Me li creo io Funziona così Ok so, C'è la Ok uh. Gli ho forzato un po' troppo la mano qui forse Ok, funziona è eh, che avevo scombinato troppo il calcolo. Quindi c'è attesa di 30 frame prima del movimento. Con gli E. 30 frame e si muovono. E dopo altri 30 frame, dopo che si sono già mossi dritti dove voglio io, posso riprendere a farli muovere come voglio io dritti, eh, attorno al cerchio. Vediamo. Accelera un po' FUNZIONA! Accelera un po' FUNZIONA! Si, sì, FUNZIONA! FUNZIONA! RITMO! Uh! Ora c'è un altro problema Come ci è notato La desincronizzazione Se per sbaglio clicchi fuori dalla schermata A parte che mi hai crashato? Ah, no, no scherzo. È tutto fuori ritmo. Quindi, per regolare il ritmo si potrebbe provare a pensare qualcosa, ma di base lo sistemerei proprio alla fine. Che si può fare, esatto, si sì, può fare! Ma in più volevo anche fare che il ritmo si sincronizza con la musica. Che potrebbe essere più complicato, ma penso di avere una soluzione. Allora, intanto mi piacerebbe segnarmi esattamente a che punto della musica siamo. Ah, intanto cosa cercavo? Uh. Ci sono momenti in cui controllo il momento esatto della musica. Non ricordo però dove lo combinavo. Ho qui uno script che fa qualcosa di quel tipo, no? Audio crossfade. E... E ri... Forse qui tenevo qualche dato o lo facevo da qualche altra parte. Il crossfade non l'ho ancora usato tanto, seppure ve lo usano in due parti del gioco 3 Quindi non so bene come utilizzarlo per bene, ma c'era un punto in cui... Uh, avevo fatto qualche calcolo. Un attimo, tolgo pgmaker qui che... Spero non ci siano spoiler. Uh, allora, in teoria faccio... Una cosa di questo tipo. Ovvero, nello script mi salvo la, il dato pose. No, no mi, no, mi salvo il pose tramite... L'audio BGM pause. Mi sono creato io questo parametro, credo. Quindi con questo qui posso sapere esattamente a che punto della musica siamo. Mi piacerebbe fare un test printandolo su mappa eh, in maniera abbastanza costante. Quindi, P audio BGM pause. Vediamo adesso che numero mi dà. Ok. Zero. Perché zero? BGM e POS. Forse il parametro non è impostato. Prima però partiva con un numero molto alto. È strano. Allora, me lo sono creato io, vero? Su Game Actor. Ok, ok. Non c'entra niente questo. Era per testare quando il personaggio muore e la musica cambia in... Nella una certa battaglia, ma era, non era neanche per il gioco, era per testare. Allora, Def BGM Pose, ecco qui. Esiste davvero? Ah, no, no. Lo, definis lo definisce il gioco così. Ma io cercavo quello definito di base. No, niente. Deve esserci, credo S Pose. Qui c'è però. Perché me lo creo io? Ah no, ok, non c'entra qui. C'entra Ah qui me lo sono salvato, è quello che ho fatto prima. Pose audio BGM pause. Beh non basta trovarlo, sì Magari solo il bgime pause, è vero. Cancella. Così posso provare a sincronizzare meglio il movimento dei personaggi. Mmm... Dove lo combina? Su audio Crossfade Cpbgm Pose BC. Background music, ok è quello che mi serve. Dove lo trovo? Mm. È un po' un casino qui, vero? O oh, non è una mia impressione, vero? Aiuto. Um, pensavo funzionasse più semplicemente. Però mm. convinto funziona, ah, eh forse per questo non mi funzionava mai, <ride> perché non funziona così. Piacerebbe sapere l'istante esatto in cui c'è la musica. Questo è uno script che ti permette di fare crossfit tra due musiche, eh, la continuare da un punto esatto. Quindi chiaramente qui si salva un modo per per sapere in che punto interrompe la musica. Lo spot, ad esempio, c'è un modo per riprodurre musica a un certo punto. O per sapere in che punto la musica che ha interrotto era rimasta. Quindi posso sapere il punto esatto de della musica in cui sono, anzi, sarebbe più facile cercare online, vicino che vixes get music position si può dire. Ecco, startim dime a un certo punto della musica. Penso mi ricollego in qualche modo a quello che voglio fare, altrimenti cosa cerco? Questo, ah, è uno script, però. Ma potrebbe sempre avere qualcosa che serve. Eccoci un codice qui. Oh, qui c'è anche le bgm last position. Questo anche potrebbe servire. Perfetto. Questi, quindi questo mi dice cosa, cosa trovo. È V6 anche, fantastico. Va bene, vediamo subito se funziona. E poi vedo di modificare i parametri. per per avere il mio vantaggio. Zero. Non funziona. Ah, perché... Forse uso un'altra un musica. Forse no, la musica non parte qui. Se la faccio partire qui, magari... Uh, non so più cos'era questa musica clutch. Vabbè. Ah, ma sì, vagamente potrei sapere. Ok. Uh, Proverò a partire senza musica, per vedere se funziona. Se mi conta quella di base. Sì, mi racconta. Con questa musica ho boss time! No, ok. I numeri sono estremamente alti. Ma penso siano campioni questi. Sono un milione, tipo. Dopo 10 secondi. Ma in teoria... E tipo cos'è questo tipo? Quanti 10 secondi? Un po' più avanti, posso arrivare a un milione, vero? Ecco, un milione di campioni. 23 secondi, così tanto sono passati. Pensavo fossero passati di meno, però. Questo qui mi dice a che punto della musica sono? Potrei dimezzare, volendo, se mi li doppia. Vedrò il parametro. Ma infatti, perché non me li conta? Last position. Quella che... Devo interromperla, forse? Quello potrebbe essere un po' più problematico. Diamo un'occhiata. Questo magari posso farlo partire solo quando... Lo switch di movimento è attivo. Che dovrebbe essere... Non questo. Ok. Posso fare in modo che interrompa la musica e vediamo cosa mi dice. Dissolvi BGM. E vediamo se fa qualche... Ma ah, devo anche interrompere la musica di sottofondo. Oh... Mi sistema tutto da solo. No, aspetta. Non è partita. Perché non parte? Ah, è la scena sbagliata. Devo dare nome a questa scena o almeno distanziarlo al minimo. Tipo questa, mettiamola più sotto, ecco. Ecco. Forse se la faccio partire assieme alla musica di sottofondo... Non vedo niente. No, no, no e no. Potrei farla partire di base, di sottofondo, ma non è la stessa cosa. Mm. Davvero? Perché non me lo conta di base? Uh, potrei pensarci dopo. Ecco. Però è un peccato che non funzioni. Anche per questo, forse mi dava zero prima. Perché non partiva correttamente. Va bene, va bene, interamente. Un'altra cosa che vorrei fare adesso prima di finire, quanto siamo? Quasi due ore, va bene. Vorrei fare un'ultima cosa allora: il modificare, raddoppiare la velocità. Non modificare, oh, non per forza modificare, questo forse anche dopo, ma cambiare i, i batti Volevo fare due cose con la velocità: uno, aumentare la velocità della musica, ovvero che diventa un po' più veloce, del tipo così. Ma l'altro invece è che mantiene la velocità base Ma Si muovono due volte, due volte invece di una Quindi il movimento raddoppia tecnicamente Quindi dovrei Usare invece di 60 frame Un'attesa personalizzata Il fatto è come personalizzo le cose PCMaker Wait script Grazie forse è più facile così Per aspettare Mmm come si fa un'attesa, ecco Che script, che RPG Maker, MV, e infatti ho sbagliato Ho scritto VX8, dannazione Wait script penso O uno di questi due Dovrebbe essere quello giusto Sarà, questo pare bruttino Altrimenti, eccolo qui No, è sempre JavaScript. La soluzione allora sarebbe guardare direttamente nel nostro buon caro vecchio game interpreter. Qui c'è chiaramente l'attesa del il comando del wait. No? Eccolo qui il wait. Per fare questo basta fare duration times fiber yield. Quindi 10.times fiber yield è un'attesa di tot volte. Facile. Quindi invece di aspettare 20 frame, posso dire 60 volte, aspetta, ma non voglio il 60, dovrò usare una variabile per quello, quindi di base sarebbero 60 frame, perché a 120 battiti per minuto, ma eh, a velocità lenta, quindi dimezzerebbe il tutto, vuol dire che parte con, eh, uh, cosa volevo fare, eh, Mm, intervallo uguale alla variabile che la, la 2 se non sbaglio ok variabile bless um, 2 Oh per essere precisi non è intervallo definiamolo come 0 intanto la variabile 2 invece è il battiti per minuto che sono i 120 di base e voglio ottenere un 60 per questo basta dimezzare ovvero se c'è la condizione rapida vero sì ovvero lo switch 1 se non sbaglio no è uno nuovo lo su... lo switch 4 per sapere se la velocità è doppia o meno di base però non è doppia uh, switch 4 uguale uguale c'è un modo per abbreviare le condizioni ovvero mettere un punto di domanda alla fine e così posso mettere subito la le risposte della condizione in riga quindi se lo switch 4 attivo di mezza bpm no se, se è attivo va bene uh, se è attivo cosa gli facciamo fare bpm bpm e basta se invece è false, BPM viene dimezzato, perché è la, velo la velocità lenta. E quindi, ora attende in modo uguale BPM? È così semplice? No, deve essere il contrario in verità. Perché se metto 2000 di BPM non è che aspetti 3 ore. È il contrario, è un po'... è il contrario appunto. Come funziona allora? Devo dimezzare... Devo... Devo fare una divisione. Quindi se, non so come può funzionare, perché se... ok, se 1 se è 60, se è 120 bpm dovrebbe essere la metà, 30 eh, di attesa. Mentre se è normale è 60, quindi devo fare una divisione. Come la faccio la divisione? In teoria con 120 ppm dovrebbe essere 30. Quindi se moltiplico 30 per 120, devo dividere tutto per 3600? Mi pare strano, ma combacerebbe. Perché 3600? Ah, saranno. Qui mi sto perdendo, ma forse siamo sulla via giusta. Perché se divido per 60, mi da 60. Beh, e quanti secondi ci sono ogni un minuto? Quindi il numero forse è coerente, va bene. Quindi devo dividere intervallo uguale intervallo diviso BPM. E quindi lo devo dividere in o meglio, attesa uguale intervallo diviso BPM. Quindi ora fai l'attesa in base a quanto è veloce. Dovrebbe bastare. Il calcolo è un po' lungo. Ah, ci sarebbe più comodo. Calcolare l'attesa prima. Anzi, eh, sarebbe super comodo calcolarla prima. Così non devo fare troppo, troppi calcoli di questo tipo. Vabbè Va bene, anche così. Oh, per essere corretti, l'intervallo dovrebbe essere di 60. Uh, ma l'intervallo va moltiplicato anche per l'attesa che vuoi fare. Quindi, come dire, mi serve il 60 di base, perché sono i secondi al minuto. E lo moltiplico per quanto voglio aspettare. Quindi, 60 sono, è quanto voglio aspettare. E quindi devo moltiplicarlo per i secondi di base. Quindi, se voglio aspettare di meno, metto un numero più basso. Ma questo verrà parametrizzato in base a quanto è veloce la musica. Quindi, qui mi aspetta. Sempre 60 frame. È un modo più complicato per dire, hey, Aspetta 60 frame. <ride> Vediamo se funziona. Devo togliere la musica iniziale. Yeah. E infatti è crashato. Ah, perché. Ho messo due punti. Ah, non ho messo due punti, ho messo il punto, in virgola. Ok, va così la formula. Ho voluto metterla qui perché, boh, sarebbe stato carino. Mettere un if qui in questa schedina. Non mi piaceva molto. Ho dimenticato niente, sì, che la musica qui non deve partire. E la musica non deve sparire neanche quella. È tutto, direi. E non dovrebbe crashare neanche stavolta. Non l'ho testato, ma per me funziona. Everybody roll. Everybody roll. Velocità doppia! È questo che voglio fare che. Ok, ho capito qui cosa non funziona. Che devo parametrizzare anche le, le altre attese. Ah, perché è partito con velocità doppia? Ho fatto male i calcoli. Forse lo switch. Ah, eh! Ho Fatto il contrario, sì. Se lo switch è true di mezzo BPM. li ho dimezzati a prescindere io. Gli no, ho dimezzati al, al contrario. Quindi, con 4 velocità doppia. Ok, mi serve ancora un comando per dire: Ehi, hey, vai più veloce! Yeah! Non con la musica, ma col movimento. Mm. Cosa stavo combinando? Sì, devo parametrizzare anche il resto. Ma penso basti un copia e incolla qui, ovvero. Eh, L'avanti truppa, quindi qui va parametrizzato pure. Quindi intervallo 120. Devo fare i calcoli per ogni volta, ma onestamente funziona. <ride> quindi 90. Eh, era 90, vero? Eh, annulliamo. 120, 90, 60, ok. 120, 90. Potevi, no, potrei fare in altro modo. In verità che qui sembra abbastanza uno spreco di script. Della 60. L Inizio però dovrebbe essere a posto. Poi se cambio la velocità della musica devo cambiare anche i BPM definiti qui. Ad esempio, se, di, se la musica va più veloce. Del, facciamo 50%. Se facciamo 180, dovrebbe, dovrebbe partire in maniera adeguata, vero? 180 è il 20%. Il 50% in più. Quindi vediamo se funziona. La musica però. Non proprio, ma sono comunque partiti prima in effetti Va bene così Devo cambiare anche l'audio I comandi audio Altrimenti Tutto è scombinato Ok E eh, anche qui deve starci l'attesa 240 e 90 Ma di nuovo ho rimesso parametri più carini <ride> E 90 anche questi sono importanti i 60 frame da attendere per fargli fare un comando specifico. Ok. Ora quindi con la velocità aumentata uh, che vorrei però attivare vorrei attivare dopo che fanno il giro, così testiamo anche quello. Quindi switch 4 on. E vediamo, dopo che fanno il giro vanno più veloci. Vediamo se basta fare quello. Everybody bro. No, parte già veloce. Perché parte già veloce? Perché ho attivato... No, la switch 4 la attivo dopo. Parte subito. Eppure questo ho rimesso a 120. Uh, non mi fa l'attesa adeguata. 120, intervallo per 60. Dovrebbe essere come volevo. Mi divide tutto per il BPM. No, il BPM mi divide tutto per il numero corretto. Perché qui l'intervallo è 120 per 60. 120 per 60 secondi in un minuto. Poi il switch 4 è false, quindi mi darà un altro valore. Ah! Mm? Il fatto è che non serve... Qui non faccio niente, dico solo un numero. Non cambio il numero. Infatti allora perché i bpm sono dimezzati? Eh, cioè sono più veloci. Ah. ah. Ho fatto un, un grande errore anche qui. Allora, va bene, parametrizzo in modo adeguato. Ovvero, cambierò apposta il valore momentaneo quando voglio raddoppiare quel valore. Quindi il valore momentaneo non ci fa fare troppi calcoli, spero. Quindi il dovrò usare un'altra variabile, dai. Usiamo la variabile 3. Quindi eh, game variables 3 uguale all'attesa. All'attesa di base però dovrebbe essere. Quindi togliamo... Eh, facciamo uno. Definiamo quanto vale un frame d'attesa e poi lo moltiplichiamo per cosa serve. E poi modifichiamo queste, queste altre cose. Quindi... Mh, attesa uguale. Game variables. Uh, Come era? la 3? Per l'attesa che vuoi fare, in questo caso 90. E poi attendi. Dovrebbe essere così semplice. Devo solo cambiare qui che ho sbagliato, quindi. Eh. Se la velocità doppia è vera, non fare niente, se invece è false, BPM uguale, BPM diviso 2, ecco il mio errore qui. Non ho dimezzato niente. Qui ci fa il 60. Devo cambiare tutto, pare. Questo... Ah, è di... Ok, anche questo infatti non era corretto. Cos'altro dovrei cambiare? Ecco, così almeno è più breve e non devo modificare tutto quanto se sbaglio qualcosa. In verità l'attesa per... No, l'attesa per dare i comandi... Non dovrebbe raddoppiare. Quindi vorrei che i comandi non avessero velocità doppia ma solo il movimento. Quindi potessi un'altra variabile? O semplicemente, semplicemente se, se attiva la velocità doppia aspetta due volte con quella stessa velocità. Quindi se la velocità doppia attiva, vel eh, doppia, se on aspet aspetta una seconda volta. Adesso non si offende, spero. Ok, idem per tutti gli altri comandi. Quindi qui aspetta 90 secondi, fino a due volte. Oh, 90 frame, magari. O finisce domani il minigioco. E idem in fondo, qui in fondo. Però qui magari non aspetta 60 frame, perché deve contare il prossimo passo. Ma deve comunque aspettare... Oh... Questo posso però regolarlo dopo Ma intanto Anche qui dovresti aspettare 60 frame Fino a due volte No qui una volta sola forse Non lo so davvero qui uh, Vabbè vedrò dopo come cambia Ecco E qui quando fa, velocità, quando fa velocità doppia Devo ricalcolare tutto quanto però Ma basta un copia e incolla Ecco qui Vediamo come funziona ora. La velocità doppia partirà quando si cambia il giro. Oh. Non so quale frase è sbagliata però. Non so dove ci sta l'errore. Ah, eh? No, ho sbagliato. Ho sbagliato a scrivere variable forse. Variables. Che in variable... ecco qui. Oh no. Ovunque l'ho dimenticato. Dannazione a me! Invariable. Oh no. Devo cambiare tutto. Qui. Qui. E anche nel processo. Nell'evento comune. Ok, ancora uno. Invariable... Dannazione a me che dimentico le S in giro. Ecco qui. Everybody row! Row. Ok, row. Everybody row. Yeah. E è partito molto in anticipo, però. No, non va bene, è partito molto in anticipo. Piacerebbe vedere che, varia... che numero è quello. Dovrebbe essere un. Non lo so, 60, no? Allora, che numero è? 120. Dovrebbe essere corretto. E c'è attesa di. Ah, non ho messo l'attesa nella prima parte. Quanto era l'attesa della prima parte? 2.40, se non sbaglio. Ecco cosa ho mancato. Ok. Ho sol solo cancellato quella parte. Infatti non sembravano più veloci. Ok, è troppo lunga l'attesa forse. Era un po' meno? E quanto era? 120 di prima parte? 120, sì. Divisa in due, credo. Ma sono solo due secondi Everybody... Vedete è corretto yeah. Vediamo ora allora il cambio giro okay. Si stanno divertendo senza di me Ma che succede <ride> Non va comunque bene Lo spammavano all'infinito mm. Perché non capisco il perché. Qui la tesa è chiaramente. molto lunga. Mm. La velocità doppia prima, in verità, non ci dovrebbe stare. E' cioè, questo per farlo partire di nuovo, quindi. sarebbe un timer da mettere. in un certo modo. Mi piacerebbe in verità regolare il timer in base ai, ai passi. Ovvero, invece mettere il numero qui di frame, dico il numero di passi. Che mi renderebbe la cosa più pratica. Basta automatizzarlo. Proverò a fare fuori streaming intanto perché fa. Uh, questo pare che avviene solamente una volta. Questo intanto cos'è? È il timer? Perché forse parte molte. Non può partire molte volte assieme. Mm. No, davvero, perché è partito mille volte? Mille, 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 e si sono girati mille e mille volte. Una sola volta devi partire te. Cos'è che non va? Mm. Perché l'attesa in frame non... Sembra che sia partito molte volte. E poi... Non ha un minimo di senso questa cosa. Io farei un altro tentativo. Magari. Magari mettiamo qui un, un po' di script per dirci cosa accade. Ovvero. Uh, cosa accade. Semplicemente. Non penso ci può dire effettivamente cosa accade, ma... Un passo alla volta. Lascia la musica così com'è questa volta. Ah, lo fa dopo! Lo fa dopo l'errore! Non mentre dal comando, ok. Con lo yE! Yeah. Quindi non ripete la parte prima, solo lo yE. Yeah. Ma non può ripetersi. Non può ripetersi lo Ye, yeah, vero? Forse quando ti in velocità doppia combina qualcosa Se è colpa sua Vediamo se è colpa sua Non saprei perché ma Spida apposta volta Quindi parte prima Piano E' lo switch 4 che fa impazzire tutto Il perché non ne ho idea Sarà che... Hmm, cosa può essere? Che lo Switch 4 fa elaborare questo e tutto quanto va vale all'infinito? Però allora dovrei printare quanto diventa l'attesa. P attesa. Non dovrebbe essere un numero così scombinato, direi. Dove l'ho attivato questo? Eh, prima, e quindi ripete cosa accade più volte, ripete quella parte più volte per qualche motivo, ok, vai, zero divide per zero quello. Ma come, dividere, come fa a dividere per zero? Intervallo per 60 ottiene variabile 2 Spero sia quella giusta. È quella giusta. E non è stata resettata nel mentre, speranzosamente. Poi lo switch 4, se è vero, fa una cosa, altrimenti l'altra. Niente di che. Dico anche bpm uguale bpm. Easy. Oh, semplicemente posso mettere direttamente qui il calcolo. bpm uguale variabile 2. Altrimenti variabile 2 diviso 2. Quindi questo non serve neanche, volendo. Oltre a quello Tanto proverei così Ma direi che è la stessa, lo stesso codice l intervallo diviso i di BPM 60 per minuto c'è C'è l'1 Quindi è imposto in base a un valore che esiste già Quindi non può sbagliarsi Vediamo No non ho fatto la divisione È il risultato della divisione Quindi dovrei dire tutte le variabili magari Devo dimostrare tutte e tre le variabili coinvolte. Sembra che mi accelera al massimo tutto quanto. La, la, la tesi diventa zero, ok? Il contrario. Quindi bpm sembra infinito. O l'intervallo sembra zero. Ma non ho azzerato nessuno dei due. Vediamo. P-intervallo e P-bpm. Vediamo quale dei due è il problema. E poi rimedio e finiamo qui, penso. Accelerato lo Un attimo, 60 e 120. Sono numeri normali, vero? Forse non proprio perché 60 e 120. L'intervallo è 60, sì, per forza 60 e 120 bpm. È correttissimo. E diviso, questo diviso il resto fa 2. Che dovrebbe essere il tempismo d'attesa, ma mi fa 0. Forse faccio divisione, la divisione è buggata. Ah, perché... Ah, non è che dare un numero... Ah, perché faccio, faccio 0.5. Essendo un intero, me lo arrotonda a 0. Per qualche motivo reputa adeguato. E questo valore è importante dopo, vero? Per 60, sì, per forza è importante. Oh, devo convertire in float, quindi. O oh, semplicemente... No, a questo punto dovrei convertire in quanti passi dovrei aspettare. O in quanti passi corrisponde l'attesa. Ma quindi è una frazione di una frazione di secondo, mi piacerebbe convertirlo in to float diviso BPM to float. Quindi ora ho due float che mi danno il valore. Quindi posso mostrare adesso l'attesa in tutta la sua gloria, un numero decimale. Spero, cioè numero eh, fra frazione come si dice? Decimale, sì. Anche se Vabbè, non importa. Vediamo ora cosa mi dice okay, Me l'ho da corretto ma intanto è buggato Ah ok Però il times Va fatto con numeri interi Quindi devo riconvert Devo riconvertirle in numeri intero Ok direi che Di concludere qui in E vorrei convertire invece In quanti turni aspettare per questo comando eh, o almeno a quanto equivale un turno. A quanti frame equivale un turno. Oh, quindi per questo dovrei moltiplicare un valore. Un valore fisso di quanto dura un turno. Per quanti turni aspettare. E eh, uso lì il decimale se voglio. Magari potrei tenere il numero doppio così per contare metà, metà turno. Quindi invece di ottenere. Questo qui devo fare contro il contrario, magari. Ovvero. Vabbè, è troppo mindfuck per oggi, penso di concludere qui. Ma generalmente siamo sulla via giusta. È anche difficile spiegare adesso cosa voglio ragionare. E mi esplode un po' la testa se continuo così. <ride> Quindi direi che è il modo migliore di concludere oggi. Prossima volta, in verità, non so se faremo ancora questo, perché abbiamo regolato per bene, magari potremo... Integrare tutto il con sbattimento per come funziona per bene Con questa parte lasciandola No rifinendola in verità perché non è praticamente completa Ma generalmente è da completare ecco C'è da fare anche una parte più difficile dopo ma Generalmente siamo a buon punto ecco Allora con sbattimento e ritmo lo so lo so È una cosa fantastica Ho più che altro non in combattere il Schivare l'attacco perché, appunto, è diviso in attaccare e difendere. L'attacco sarà normale e difendere un po' meno. Allora, chi abbiamo online? Uh, ci sono un paio. C'è un collega di YouTubers, ma sembra appena iniziato. Quindi, non vorrei intromettermi troppo nel pre-live. Do un'occhiata ai giochi che seguo nella speranza che qualcuno abbia fatto qualcosa di interessante. Guarda, mostra anche qui in diretta dei giochi che mi sono circa salvato. Ne avrò dimenticato un paio, sicuramente, ma. Faccio così. Ho fatto anche il filtro transistor l'avrei tolto in verità. E eh, infatti, perfetto. Carino, ma non mi interesserebbe seguire così tanto. Ho Messo anche il filtro italiano, quindi. Ah, Darkest Dungeon però è più, me è più mainstream di tutti quelli che seguo io, paradossalmente. Nient'altro, fan Fantasy 7? Ho visto. Altrimenti abbiamo qualcos'altro. Inscription sono un bel po', però. Darei priorità inscription però. RPG oh ci sono io. E oltre a quello nient'altro. Ho oh, una Cap Oh, qui gioca il Cap Non mi spiacerebbe anche lì. Ok. Direi. Quante schede... Lo so, è eh, per aprire. Ah, è vero, la schermata base. Ah, ho confuso la schermata con le altre schermate. Dai, facciamo questo per minicap. Non so chi fa... Non vedo niente però. Non vedo chi fa lo streaming. No, c'è pubblicità, come non detto. Allora... Dai, facciamo... Facciamo sempre la mini Cap, dai. Sperando sì, sia una persona simpatica. Non posso dare un'occhiata, visto che c'è la pubblicità, ma... Esterly... Esterly... Poff. Ok. Direi che è a posto. Ehm... Uh, Bene, bene, siamo anche in 4. Bene, sotto i 4 solitamente non farei 5. Oh, grazie mille. Uh, domani si riprende Genshin Impact. Quindi, do dopo domani Fire l'emblem e domenica. C'è Final Fantasy XIII. <ride> e si riprende il prossimo giovedì. Con RPG Maker. Jackie, oggi è tutto quanto. Grazie mille di aver seguito. Oh, è tutto a posto. Vi saluto e ci vediamo. A ah, quando capita.